Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto. Come sempre siamo pronti per approfondire temi politici e amministrativi dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Salutiamo i nostri ospiti di questa puntata. Valerio Mancini della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto a Silvano Rometti dei Socialisti e Riformisti, presidente della Commissione per le Riforme Statutarie e Regolamentari di Palazzo Cesaroni. Buongiorno. Benvenuto, Rometti. Allora, partiamo dalla ricostruzione. Siamo alla vigilia dei due anni dalla sisma del, dell'ottobre 2016, eh, una ricostruzione che sta prendendo forma anche in una legge regionali, in una nuova normativa regionale all'attenzione della seconda commissione, si sono svolte diverse audizioni con i soggetti interessati ed è eh, previsto entro il mese di ottobre con ogni probabilità l'approvazione o comunque eh, l'ingresso in aula di questa, di questa proposta eh, di questo disegno di legge della Giunta per essere approvato. Rometti, come, come commenta ecco, questa situazione a due anni dal sisma. Beh, sicuramente l'Umbria, come dire, anche per le esperienze che ha maturato purtroppo nei, nelle precedenti occasioni, è una regione che insomma, risponde, risponde bene a eventi di questo tipo, eh, poi naturalmente si può sempre fare meglio, sicuramente a mio avviso il fatto che la ricostruzione non abbia avuto lo stesso modello organizzativo, visto che si, paga, si parla sempre di modello umbro quando si parla di terremoto. Purtroppo in questa occasione noi non abbiamo assistito al modello umbro inteso come nelle passate occasioni. Questa volta il governo ha deciso un commissario per tutte le quattro regioni coinvolte dal terremoto, quindi sicuramente la regione Umbria ha perso un po' di autonomia rispetto al passato e all'efficacia con cui poteva intervenire questo, qualche lungaggine, qualche diciamo, situazione di difficoltà fra il eh, livello nazionale del appunto, commissario nominato dal governo e, e quello che invece poteva fare anche in maniera qualche volta più veloce la regione c'è stato e, e questo anche sulla legge ha una suo, diciamo, un, un suo elemento di certezza nel momento in cui le norme regionali che noi stiamo approvando sono norme integrative di norme nazionali, quindi fanno una parte di quello che si può fare e non è una regolamentazione inesclusiva come in buona sostanza poteva essere considerata la legge 61 del 98, dell'agosto 98, con la quale venne disciplinata la ricostruzione del terremoto del 26 settembre del 97. Quindi questo è il quadro, quindi norme in, che integrano norme nazionali, una legge importante, abbiamo fatto tante, importantissima perché con questa si dà il via effettivamente a quella che è la ricostruzione, un elemento innovativo molto importante che è quello che si cerca di coniugare ricostruzione fisica degli immobili, degli edifici con un rilancio e con una valorizzazione economica e sociale di quelle aree perché altrimenti se non si va a migliorare e incidere sulla qualità della vita eh, rischiamo di rimanere come Questo dire è previsto appunto al... diciamo, nel master plan e comunque molte innovazioni che, che tengono conto anche di, 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 della peculiarità di quelle aree del valore sì. paesaggistico eccetera sentiamo Mancini a due anni dal sisma un voto totalmente insufficiente sia sull'azione di governo che sull'azione della Giunta Marini. Lo dimostrano in due solo 240 cantieri aperti a fronte di una richiesta, mi pare di ricordare, 10.000. Quindi questo è il dato eh, oggettivo, i numeri sono inconfutabili. Due anni dal sisma e quindi due anni per fare una legge, altrettanto eh, dato significativo per cui non si può aspettare due anni per fare una legge. Mi aggancio a quanto dichiarato dal collega Rometti perché dice la stessa cosa che però io l'ho detta il 12 settembre del 2016 a Norcia nella prima commissione che si riunì proprio lì nel, nel centro sì. della protezione civile in cui dissi erragnio, uguale errore, una, una catena di comando allungata che avrebbe pesato sull'attività. Eh, della macchina amministrativa regionale che devo dire purtroppo aveva già subito atti terremoti importanti e comunque aveva maturato una sua capacità organizzativa migliorabile sicuramente, ma tale era. Di conseguenza la prepotenza dell'allora mi pare governo Renzi, con questo commissario che bisogna ricordarlo, fu un fatto politico, non tecnico, perché Rani doveva diventare eh, commissario europeo al posto della Mogherini. Fu una specie di controbilanciamento politico. Di questo ruolo, che era molto importante, invece, fu un ruolo politico. Peccato che lì ci voleva gente molto preparata a gestire l'emergenza. Questo ha avvelenato diciamo, l'ambiente organizzativo della regione Umbria con ulteriori danni burocratici. Non l'hanno detto solo i politici, lo disse anche a suo tempo le autorità ecclesiastiche, in una bellissima prima pagina dell'Avvenire, in cui qui in Umbria si muore di burocrazia e non si ricostruisce. Uh, arriviamo al punto della legge. La legge è secondo me una legge che lo vedremo poi con i dati. Io non sono membro della seconda commissione. Ieri sono stati, se non sbaglio, approvati i primi 16 articoli. Io ho subito, alla prima audizione, evidenziato la dicotomia sostanziale della legge, la parte operativa dalla parte diciamo, della gestione e della ricostruzione degli appalti, cioè questa centrale unica degli appalti che dovrebbe diciamo, essere realizzata tra CRAS e Umbria Digitale costituisce un braccio, dal punto di vista, uso tra parentesi, privatistico, perché sono società di fatto di diritto privato. Cioè Io voglio che eh, a operare nel settore delle costruzioni siano i comuni e siano il personale tecnico e amministrativo della Regione Umbria, perché abbiamo già all'interno delle loro eh, diciamo, strutture, con un numero considerevole di dirigenti, capacità umane per poterlo fare. Voglio dire che la provincia ha una sua stazione appaltante, voglio dire che ce l'ha anche la regione, quindi per me la parte che riguarda proprio la gestione degli appalti, quindi attraverso questi due soggetti uniti in unico, non voglio trattarla, quindi la voglio stracciare. Su questo Rometti vuole intervenire? Questo, siccome diciamo le cose si possono anche cambiare, no? se è vero quello che dice Valerio Mancini rispetto a superare questa centralizzazione eccessiva che anch'io, secondo me, forse va superata, c'è modo di farlo. Invece di. Allora, per l'emergenza abbiamo avuto un commissario unico per le quattro regioni. Per la ricostruzione diamo più autonomia alle regioni. Il governo è in questo momento, sapete è, diciamo da chi è gestito, si possa ristabilire una normalità dove vede, che vede i presidenti di regione commissari per la ricostruzione. Con, con questo e metodo sì. e 97, e si in può tener conto quindi di quelle esigenze, di quelle peculiarità, del fatto che l'Umbria ad esempio ha una situazione tutto sommato ben concentrata. Parliamo di 5-6 mila persone, Norcia, Cascia e Preci rispetto a una situazione come quella delle Marche con 70-80 comuni interessati, una situazione sicuramente molto più complessa e variegata che probabilmente ha bisogno di risposte diverse. Allora il Io governo, lo, il passato, governo lo può fare però, basta, in, basta superare il modello che Ma era, era stato previsto Il è cambiando la legge del terremoto. La seconda parte. Mi sembra che sia però previsto a livello, a livello centrale no? sia quasi un obbligo no? prevedere questa centrale unica d'acquisto. Sbaglio? Sì, no? Per quel che riguarda gli acquisti, sì, per quel che riguarda le modalità di appalto, ah, sì, io dico, per quel che riguarda la, la gestione sì, e la evidente. regolamentazione delle, diciamo, di tutta la ricostruzione, le regioni. la normativa nazionale dà molto potere ai comuni. Tra, tra L'altro comunque... precisare, se mi, mi corregga il consigliere Rometti se Erro, non errani, se erro. Eh, la legge nostra è stata imbastita prima che uscisse il decreto del governo, il decreto sisma, quello mi pare di luglio, di conseguenza c'è stata anche una fase di riarmonizzazione della questione. Tra l'altro io mi pone la domanda, ripeto, non sono membro della seconda commissione che si sta occupando in modo analitico di ogni articolo, però sarebbe curioso portare alla conoscenza dell'opinione pubblica quanti emendamenti al testo originale sono stati fatti, perché non vorrei che gli innumerevoli... Eh, diciamo emendamenti tra l'altro tutti legittimi, no, ognuno può eccepire quello che vuole, poi sarà l'Aula a decidere, comunque partono da un, mh, da un testo imbastito in, te in, in momenti antecedenti al decreto sisma. Questo quindi tanto ce l'avamo, potevamo aspettare qualche mese in più. Però non ci si può lamentare del fatto che siamo a due anni e ancora non c'è la legge sulla ricostruzione, puoi criticare la Regione che comunque ha cercato di partire. A Vabbè, prima che uscissero anni. le norme nazionali d'altronde che poi dopo c'è stata una a armonizzazione rispetto a quello allora parliamo cambiamo argomento ci ritorneremo chiaramente sulla ricostruzione perché sarà argomento ancora per eh, i prossimi anni eh, parliamo di un altro argomento che conoscete bene eh, rometti perché l'ha gestito anche da assessore regionale quello delle infrastrutture dei trasporti mancini perché spesso va su queste situazioni insomma anche con eh, riflessioni particolarmente critiche. Parliamo di FCU, parliamo della eh, riconsegna della tratta Città di Casello Ponte San Giovanni che era stata chiusa un anno fa per il rifacimento dell'armamento e ripristino di alcuni impianti tecnologici. 52 km dove è stata potenziata l'infrastruttura. Chiaramente l'obiettivo è quello di arrivare fino a Terni no? e quindi rimettere a posto diciamo, questa infrastruttura. Rometti lei l'ha gestita da assessore eh, oggi io innanzitutto rivendico il fatto che si, ci si sta muovendo rispetto a quello che è previsto nel piano regionale dei trasporti Il piano regionale dei trasporti che dice? rispetto a un ritardo dell'Umbria sul versante ferroviario perché quando parliamo di infrastrutture parliamo di Umbria dobbiamo capire e sapere che mentre per le infrastrutture viarie e stradali l'Umbria ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni dobbiamo esserne consapevoli sulle trasversali che prima non c'erano negli ultimi anni abbiamo fatto grossi passi avanti sulla E45 che speriamo possa avere un ammodernamento, i lavori sono in corso, ma sono anche lavori importanti. Sulle ferrovie eravamo in ritardo. Il piano regionale dei trasporti che dice? Ci sono queste due direttrici che seguono le due vallate Umbre in buona sostanza, la Valle Umbra e la Valle Tiberina, che si ricongiungono poi a Terni. Una non può essere una ferrovia di serie A, quella statale, la Perugia, Foligno, Spoleto, Terni e la Perugia... Marciano, Todi, Terni invece è una ferrovia che è il trenino del. Allora il piano regionale dei trasporti diceva appunto che bisognava valorizzare questa direttrice con investimenti adeguati. Finalmente le risorse, poi a seguito di questa programmazione, sono arrivate e i lavori sono stati fatti utilizzando anche questa collaborazione molto importante con RFI, quindi col gruppo Ferrovie dello Stato. Dopo ritardi, una settimana più, una settimana meno, in buona sostanza noi stiamo valorizzando la ferrovia regionale per farne una direttrice che abbia diciamo, un livello di qualità adeguato a servire e a migliorare i servizi di trasporto della nostra regione. Questo è un punto importante, che su cui dobbiamo esserne consapevoli, perché le critiche a tutto campo si possono fare, ma questi sono punti fermi. Diciamo. Mencini, lei spesso, dicevo prima, interviene su questa infrastruttura che reputa prioritaria no, per anche l'economia e lo sviluppo dell'Umbria. No, eh, dispiace anche recentemente lì, la falsa inaugurazione perché... Eh, non, noi politici possiamo immaginare cosa vuol dire la riconsegna dell'infrastruttura, quindi io riconsegno eh, l'opera, ma i cittadini avevano capito che c'erano i treni e di conseguenza questo ha generato ulteriore eh, diciamo, imbarazzo e rabbia dagli utenti. E questo è un defetto di comunicazione non di poco conto che va a, attribuito tutto ovviamente alla giunta Marini, con tutto quello che ne consegue anche a livello di immagine della loro parte politica, io mi sarei anche un po' arrabbiato da chi ha gestito questa parte. Di fatto eh, il, la riconsegna non è completa, lo sarà nei prossimi giorni, perché manca delle documentazioni inerente all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e dobbiamo sapere che questa ferrovia, quando ripasserà un treno, perché è deputata quello, far passare treni, la velocità massima sarà di 50 km all'ora. Tutto questo perché... I parametri della sicurezza attribuibili e certificabili all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria non solo determinano la qualità dell'armamento, dell cioè i binari, ma tutta una serie di sottoservizi tra cui passaggi a livelli, stazioni, impianti elettrici, sistemi di controllo di qualità e di eh, modalità diversa. Di conseguenza, ci saranno bisogno di ulteriori in importanti investimenti e, se, e speriamo che arrivino e ci, e ci daremo da fare per questo. Oppure riportare la nostra ferrovia centrale attraverso un'azione del Ministero dei Trasporti. Quindi una riportarlo nei parametri delle ferrovie interne regionali, a cui chiaramente a questo punto serve una certificazione diciamo, diversa che non vuol dire minor sicurezza. Si parla di una burocrazia più agevolata per le ferrovie interne. Questo consentirà una velocità maggiore di 90 km all'ora. Anche perché è possibile oggi dire che rete ferrovie italiane hanno considerato il tratto di Terni e Perugia di interesse nazionale. Ma se poi per percorrerlo serve un tempo molto più lungo con la macchina, la funzione della ferrovia chiaramente viene meno. Quindi bisogna riportare in un, in un progetto ordinato eh, quello che è stato di fatto una gestione che ha portato a quello che ha portato. Guardiamo avanti, la questione eh, è ampiamente conosciuta dai nostri parlamentari e la riproporrò con forza attraverso un documento al, eh, al sottosegretario Morelli. Quindi, c'è un'attenzione che eh, chiaramente si pone davanti a, al governo con nuove responsabilità, devo dire che il governo ormai penso che abbia compiuto poco più di 120 giorni, quindi l'Italia è lunga, tanti problemi, eh, però io giustamente faccio il Consiglio regionale e porto avanti quello che c'è da portare avanti. Sì. Eh, eh, io, io credo che insomma, è sempre apprezzabile, considerando io, al di là delle logiche di opposizione e di maggioranza, che i consiglieri che in questo momento hanno, Diciamo certo. rapporti diretti con il governo, sì. Beh, per, per il resto. Per il, ma non, ma questo, questo dobbiamo avere, questa consapevolezza se vogliamo bene al nostro territorio. Detto questo, dobbiamo capire, rispetto a quello che diceva Valerio Mancini, che ci troviamo in una situazione di passaggio in un ammodernamento che ha bisogno dei suoi tempi. Ma l'obiettivo è quello di arrivare dove dicevo prima. Mancini, eh, altro tema, parlando di trasporti, al di là delle infrastrutture, parlando di trasporti, è quello oh, dell'aeroporto. L'aeroporto, insomma, nelle ultime settimane, spesso sulle pagine dei giornali, per diciamo, eh, tratte nuove, tratte non nuove, insomma, richieste, annullamenti, eccetera. Che dice? L'aeroporto eh, è un tema che io ho portato all'attenzione della seconda commissione già dal 2016 gennaio 2016. Lo voglio ricordare, eh, in occasione della BIT di Milano, eh, Abbi contezza di come veniva gestito dalle altre regioni e dagli altri operatori il cosiddetto incoming, cioè la capacità di un territorio di attrarre operatori economici e turisti. Noi dobbiamo immaginare un aeroporto che non serve per andare via, dobbiamo immaginare un aeroporto che serve per tornare e venire in Umbria, cioè venirci da ehm, eh, operatori per le nostre aziende, per i nostri imprenditori e da turisti per ammirare la nostra bellissima regione. Tutto questo, lo voglio dire, più volte è stato ampiamente detto in commissione, richiede una programmazione certa finanziaria, cioè chi gestisce eh, l'aeroporto deve garantire e deve garantirsi un piano finanziario per, per eh, diciamo, incentivare i, gli operatori di volo. Tutto questo non è stato possibile perché non c'è stata una programmazione quinquennale certa e sicura e ci siamo dovuti affidare a operatori, mi permetto, improvvisati, tant'è che abbiamo conferito risorse a operatori che poi non hanno potuto uh, uh, permettere il servizio, di conseguenza con gravi danni dell'immagine. Il nostro è un aeroporto di interesse nazionale, bisogna ricordarlo, quindi deve raggiungere entro degli obiettivi, ha avuto delle proroghe, un milione di passeggeri l'anno e siamo poco più o poco meno 200 mila, adesso vedremo l'anno... 2018 come si concluderà, tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che serve un management nuovo, serve mettere in comunicazione eh, diciamo, gli operatori turistici con le fiere, con l'ente aeroporto e tutto questo non avviene, abbiamo entità disconnesse. Quello che è alla fine il risultato è che dobbiamo ripianare eh, perdite purtroppo, al di là del valore umano e professionale degli operatori che lavorano all'interno dell'aeroporto. Prometti, ho visto che non era molto d'accordo su alcuni numeri di Mancini prima. Eh? No, io devo dire che sull'aeroporto anch'io ho avuto modo di fare qualche nota, anche se io non sono uno che fa molte interrogazioni perché poi chiederai cose che in molti casi già conosco, però ho avuto modo di esprimere diciamo, delle considerazioni critiche sull'aeroporto perché avendolo seguito, riconoscimento negli aeroporti di interesse nazionale, fu una battaglia, concessione ventennale collegamento stradale, completamente. Noi abbiamo un aeroporto messo bene dal punto di vista dell'infrastruttura, messo molto bene rispetto ai 40 e oltre aeroporti che ci sono in Italia. Se voi vedete i progetti e le, diciamo, le strutture di questi aeroporti, il nostro è, è, è un bel aeroporto. Purtroppo sul versante dello sviluppo come bisogna dire che c'è delusione perché a questi anni uno si aspettava non il milione che diceva Mancini l'Umbria è eh, l'Umbria, gli abitanti sono quelli e eh, la nostra eh, non abbiamo aree urbane però 4-500 mila abitanti era l'obiettivo possibile passeggeri. Passe eh, passeggeri certo e invece purtroppo siamo fermi a quelli che eravamo qualche anno fa, allora qui le ricette, sicuramente l'integrazione con le politiche turistiche va bene non possiamo neanche pensare che ogni anno gli enti pubblici e i soggetti, i soci ripianino io ho sempre pensato all'idea che comunque un partner privato di interesse nazionale nella società, invece di continuare a avere questa società tutta nostra, Umbra, Regione, Camera di Commercio, Associazioni Imprenditoriali, fosse un passaggio necessario. e Invece purtroppo, quindi da questo punto di vista, sicuramente insomma, bisogna, perché ci sono le condizioni insomma, per noi, per, per una regione come la nostra, che sicuramente fa delle politiche turistiche una leva per il futuro, l'aeroporto è, è molto Beh. importante. Allora, eh, Rometti, riparto da lei, parlando di lavoro, no? sono convinto che nelle vostre visite in giro per i territori dell'Umbria vi parleranno sicuramente di sicurezza, di immigrazione, vi parleranno di sanità, di tante cose, ma vi chiederanno anche quali sono le politiche occupazionali, perché credo questo sia comunque un fattore prioritario. Mi riferisco a una sua, una sua proposta di legge che ha chiamato Cooperative di Comunità, cioè dei servizi affidati all'interno dei piccoli centri, di aree marginali, a strutture costituite proprio sul posto di giovani no, o meno giovani per portare avanti alcuni servizi. Ecco, ce ne vuole parlare un attimo? Sì, di fatto è una proposta di legge che, diciamo, prevede questo nuovo strumento giuridico, Cooperative di Comunità, che di fatto... Eh, non sono altro che la possibilità di coinvolgere le comunità locali attorno appunto al, a, con, con una cooperativa per poter gestire e eseguire dei, dei servizi locali che possono essere turistici, la gestione di un museo, che può essere la gestione diciamo, di strutture ricettive, che può essere la gestione del verde, che può essere la manutenzione, fatta da soggetti locali di quella comunità. Che può rappresentare diciamo, uno sviluppo per la comunità, può rappresentare anche un'economia. Mi rendo conto, non un'economia a, a, a nove zeri, però, insomma, un'economia importante, soprattutto per le caratteristiche di una regione come la nostra. E devo dire che l'altro ieri proprio ho visto un servizio sul TG Nazionale di un'unica esperienza che già c'è stata in una regione italiana, quindi, noi saremo una delle prime regioni a approvare una legge di questo tipo. Sento che si sta facendo largo anche all'interno della consapevolezza del mondo cooperativo e penso che sia uno strumento importante, soprattutto per evitare lo spopolamento di alcune aree, di alcuni piccoli centri che noi abbiamo nel territorio e quindi garantire un'economia aggiuntiva. Ma ci la voterebbe questa proposta? Eh? Ma io, quando si tratta di cooperativa e nel senso autentico della, della missione cooperativa, siamo. ma come sì. no? Per me ci mancherebbe il lavoro. È la cosa più importante che deve essere un'azione politica, perché diversamente non si può fare. Dopo abbiamo le degenerazioni delle cooperative, abbiamo la, il, il sotto, lo sfruttamento, dico perché poi di fatto in, in molti casi abbiamo ragazzi che lavorano con 5-600 euro di stipendio al mese. Questo non si chiama cooperativa, si chiama un'altra cosa per ecco. me. e L'abbiamo anche detto poi durante allora, i piccoli territori vanno a difesa con questa ipotesi che poi non andiamo a vedere, chi li gestisce soprattutto, quali sono gli attori certo. non vorrei che diventi sempre un'ulteriore forma di controllo del consenso e del luogo. L'altra cosa importante, devo dire è che i territori si difendono anche con i servizi. Le battaglie che ho fatto io sugli uffici postali, su cui se ne chiude una marea, perché un ufficio postale è un punto aggregativo, c'è qualcuno pure del paese che lo pulisce pure e quindi c'è un affitto che viene pagato, poi questi territori conferiscono molto anche dal punto di vista dei risparmi, cioè la diffusione dei servizi, quindi la farmacia, la scuola, anche con le aule multianno, eh, multi cioè come si dice con alunni di classi diverse, multiclassi scusate, quindi eh, dal punto di vista tecnico sono una serie di procedure che eh, preservano i territori di quella che è una, mh, una comunità diffusa come l'Umbria. Eh, quindi l'andiamo a vedere e nulla osta, non ho pregiudiziali eh, quando la cosa è condivisa da qualsiasi forza politica o anche votatelo e lo voglio dire anche qui pubblicamente. Per il resto il lavoro sono eh, i ragionamenti che dico io, valorizzare l'agricoltura delle piccole comunità, sappiamo benissimo sappiamo benissimo, collega Rometti la battaglia che hanno fatto i lavoratori indignati che aspettano i soldi da 4 anni del PSR, le misure agroambientali, queste sono la tutela. Sono le misure di sostegno alla piccola zootecnia, zootecnia alla, 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 alla pastorizia, naturalmente, tutto quello che è eh, tutela dell'ambiente. Sono situazioni che devono essere messe anche queste in questo progetto, perché alla fine eh, lasciare la gente nei territori consente di mantenere anche eh, quello che è il rischio idrogeologico di tanti territori, oltre quello del calo demografico. La priorità assoluta per l'Umbria oggi: qual è secondo lei? Secondo me la priorità oggi per l'Umbria è il lavoro. Eh, però il lavoro si crea mettendo in relazione gli argomenti che abbiamo trattato oggi. Una ricostruzione innesca un processo importantissimo perché arrivano i cantieri. Il turismo, quindi una promozione turistica che vede la nostra regione rappresentata alle fiere, non con la foto di San Quirico d'Orcia, ma magari con la foto del nostro Lago Trasimeno o della Valnerina. Quindi operatori che vanno lì convinti che devono portare turisti, perché il turismo è lavoro. E ovviamente la sicurezza, quando c'è un, un ensemble di sicurezza la gente si, eh, si, si attende a diciamo, investimenti e soprattutto vi permette anche un rilancio di quello che è il credito dalle famiglie e alle imprese, perché quello è ancora sul tavolo. Eh, Rometti, la sua priorità? Vabbè, è evidente che è il, lavoro. È Beh, il lavoro e la sicurezza sono due temi, e io direi anche nella testa delle, de, degli Umbria, ma riguarda un po' l'Italia, la manutenzione delle strade. Secondo me è uno, uno dei tre temi: lavoro, sicurezza, e poi il problema è, è come crearlo: lavoro perché altrimenti la litania che è il lavoro, lavoro, poi bisogna avere diciamo, anche le proposte per poterlo. Io penso che una regione come l'Umbria non può prescindere. È vero il turismo, però se guardiamo il turismo, la percentuale, la manifattura è assolutamente una leva fondamentale alla quale non possiamo rinunciare. Poi purtroppo in Umbria vediamo la vicenda della Terni, eh, la Nestlé, abbiamo queste grandi aziende in cui i centri decisionali non sono qui ma sono altrove e che hanno poco a cuore sicuramente le ricadute in Umbria di quello che... Abbiamo proprio più di un minuto. Volevo chiudere con una domanda politica. Riparto da lei, Rometti. Allora, eh, come sarà, diciamo, il quadro politico del centrosinistra da qui a un anno e mezzo due per la regione, da qui a pochi mesi per le europee? Eh, dalla sua esperienza, insomma, lei fa politica molti anni, no? per cui magari ha una lettura privilegiata grazie alla sua esperienza... Sì, da meno anni di Mancini. Eh, eh, anche eh, a questo grazie. punto, e poi vado a Mancini con un'altra domanda prima. Che eh, mi ma dice? quali sarà la cioè, Stiamo vivendo una situazione di totale diciamo, sconvolgimento. E neanche lei riesce a immaginare... Ma io devo questo. dire che sono... Io l'ho detto, poi insomma non è che ho, ho detto cose abbastanza critiche rispetto a quello che è successo nel centro-sinistra negli ultimi anni, non si è tutelato il centro-sinistra, si è pensato da parte del Partito Maggiore di fare tutto da soli, poi invece tutto da soli si è visto che si perde e si è perso e ora magari bisogna rimettere insieme, però insomma, i socialisti da sempre sono la sinistra, lo sono in Europa, però eh, dobbiamo capire che eh, le cose vanno fatte insieme. quindi ottimista eh, cercare... o pessimista? Mi risponda solo su questo. No, io sono. Su un centro centrosinistra diciamo, organico, lo chiamiamo così? Fino ad, oggi, fino ad oggi, eh. con tante difficoltà, si è sempre cercato di mettere insieme le forze, anche nelle ultime elezioni amministrative. Per il futuro vedremo, no? come ho detto, bisogna cambiare un po' di cose nelle dinamiche della coalizione. E quindi, questo rapporto con i 5-6 a livello governativo durerà e, e, e comunque può essere un'esperienza da riportare anche a livello periferico? Dunque, intanto speriamo che duri perché il programma è interessante, l'ha detto il segretario Salvini, si mettono le anime in pace di avversare tutto, questo è un programma, un contratto e su quello si persevera fino a, al massimo delle nostre energie ed è giusto fare così perché gli italiani lo hanno chiesto. Anche eh, diciamo, la fiducia verso il governo, verso Matteo Salvini e Di Maio è considerevole, se arrivano i risultati non possiamo solo che continuare perché... Qualora eh, non arrivassero risultati ci può essere un, una motivazione a rompere una coalizione, ma qualora c'è i risultati. L'affetto popolare, il programma e il contratto che viene portato avanti, sarebbe incomprensibile agli occhi degli elettori. Qualsiasi tipo di rottura. E la, la seconda Faccio... parte della domanda a livello periferico. A livello il... periferico, noi non siamo come il PD che eh, offende i socialisti, noi li amiamo. Eh. Lo ha fatto Renzi, eh, ha fatto Renzi eh, prima delle politiche, facendo riferimento al leader Massimo, che eh, fu eh, uno dei grandi leader politici della Prima Repubblica. Bettino Craxi, chiamandolo come l'ha chiamato, mentre invece noi non stiamo, dalla, non offendiamo le forze politiche. Tant'è che faccio siamo, un, appello, a, 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 un appello ai tanti socialisti nell'amministrazione comunale che, che, che ci amano e ci cercano, sì, sì. e a loro faccio un appello anche alle prossime appello, elezioni Lega, provinciali: il, il, è il, è il, il la PD, il la Lega Nordica, i nostri amici consiglieri. Comunali di che siete nella amministrazione della Lega non è per i la Lega non è per i tre forni a livello nazionale, con 5 Stelle, a livello periferico e centrodestra e, per per e, per e, per <ride> e per le Olimpiadi con i Pirine. Lasciamo al dibattito politico: abbiamo innescato i due consiglieri. Noi, purtroppo, dobbiamo salutarvi perché siamo già oltre i 30 minuti. Grazie comunque per essere stati con noi, Valerio Mancini. Eh, Vicepresidente dell'Assemblea legislativa della Lega e a Silvano Rometti, dei socialisti, eh, presidente della Commissione per le riforme statutarie e regolamentari di Palazzo Cesarone. Grazie a voi per averci seguito. Buona settimana, arrivederci.